Allora, ragazzi, è successa una cosa assurda. Direttamente da Polyphony Digital, ovvero lo studio che si occupa di sviluppare Gran Turismo, mi è arrivata un'email con un codice promozionale da riscattare sul PlayStation Store che ti permette di scaricare una versione beta di Gran Turismo 7, dove si può provare la pista del Principato di Monaco, Costa Azzurra. Mi sono precipitato subito a scaricarlo perché, cavolo, lo voglio provare. Vedete, la grafica comunque è ancora allo stato embrionale. La pista ancora non è finita, come potete vedere le texture sono un po' blande, ma abbiamo questa occasione inedita di provarlo in anteprima. Quindi buttiamoci subito in pista perché è una prova a tempo e potrebbe scurirsi subito lo schermo, perché nell'email c'era scritto così. Mamma mia, ragazzi, non vedo l'ora che arrivi, però, guarda che bella. Stato embrionale, però, dai, non è niente male, A livello grafico. Certo, è molto indietro, ma vabbè, ci stanno lavorando, ci sta, no? L'email dice che dopo un po' di tempo la prova a tempo si interrompe, capito? Direttamente con schermo nero, quindi approfittiamone. Mamma mia, anche il sistema di guida deve essere cambiato, no? Perché è strano, non mi trovo tanto bene. Però è bello, cavolo, è figo. Quanto mi mancava la pista del Principato di Monaco su Gran Turismo. Vedete, c'è anche qualche calo di frame. Perché è una fase alfa della pista. Però si guida, si guida. Mamma mia, quanto è bello, raga, vai il tunnel. Mi dispiace che voi non possiate provarlo, ma sono stato scelto io. Tramite email mi è arrivato questo messaggio che facevo, rifiutavo. Assolutissimamente no. Non so se sarà arrivato anche ad altri questa email. Però nel frattempo noi la proviamo prima degli altri. Bello questo nuovo sistema di guida, mi sto già abituando. No, vabbè, grandioso, raga. Grandioso. Sfruttiamolo il più possibile perché dura pochissimo. Ora che viene rilasciata, figa, ci vorrà un bel po' di tempo, quindi me la devo godere appieno. Andiamo da fuori la visuale. Che auto ci hanno dato? Ah, qui la Lexus, molto bella. Quindi verrà rilasciata anche questa, Bene. Tosta, Sì, si sente che il sound non è rifinito, è anche del mezzo. L'email però non menzionava questo nuovo veicolo. Strano. Saranno dimenticati di scriverlo, non lo so. Siamo a 3 minuti. Dice che intorno ai 5 si interrompe la fase di alfa. Mamma mia, come si arriva cattivi. Ci ho già preso la mano comunque, Oddio. Molto diretto lo sterzo. Vediamo i box come sono. No, che bello, guarda. Vabbè, sì, non ci sono i meccanici, non ci sono gli ingegneri, però forse hanno levato anche la questione delle cutscene. Niente male, cosa ne dite? Veramente, veramente tanta roba. È bello, raga, è veramente bello. È fatto bene. Bisogna migliorarlo, certo, è in fase alfa. Però io direi niente male. Cioè, almeno abbiamo anche la sicurezza che arriverà a questa pista su Gran Turismo 7. Mamma mia, guarda lì il cordolo.
Tanta roba, veramente tanta roba. No, è finito, schermo nero mi dà. Vedi, te l'ho detto, era tempo allora, era vero, dei 5 minuti. Arriverà e non vedo l'ora. Vabbè dai, basta con la farsa, questo è un video su Gran Turismo 6 su PlayStation 3. Hai cliccato però, hai cliccato, lo so che hai già messo dislike, guarda. Devi fare il clickbait per fare visualizzazioni. Però intanto quando esce il video o setup farming, sei subito lì che corri, metti like, dai il tuo supporto per rovinare un gioco. Che bravo. Va bene, questo era un pesce d'aprile, ci vediamo al prossimo video.